Procediamo allora con l'interrogazione numero 4 del consigliere Carloni, contributi di bonifica del Consorzio Unico Regionale. Risponde l'assessore Casini. Prego, assessore. Allora, in relazione all'interrogazione 4/2015 a risposta scritta urgente presentata dal consigliere Carloni, si rappresenta quanto segue. Punto 1. Risponderemo per punti alle richieste fatte, alle interrogazioni fatte dal consigliere. Se gli avvisi al pagamento, rileggo i punti che ha fatto il consigliere, se gli avvisi al pagamento del contributo di bonifica fanno riferimento esclusivamente all'obbligo di contribuenza del Consiglio regionale o contengono anche i debiti pregressi dei consorzi soppressi. Gli avvisi di pagamento sono stati definiti, allora risposta, gli avvisi di pagamento sono stati definiti sulla scorta degli interventi programmati con i bilanci di previsione 2014-2015. Risultano essere riferiti al riparto della spesa consortile sulla base dello specifico centro di costo per gli interventi di manutenzione di cui in precedenza. Alla formazione dell'importo degli avvisi non partecipa il debito pregresso. Punto 2. Se la Giunta ritiene opportuno intervenire affinché i contributi di bonifica siano motivati, siano trasparenti nei conteggi e dimostrino in via preventiva il beneficio diretto e specifico, sarebbe indiretto comunque, conseguibile con l'opera di bonifica o di manutenzione sul valore fondiario dell'immobile. Se l'entità indicata negli avvisi di pagamento tiene conto di quanto previsto dall'articolo 6,2 della legge regionale 17 giugno 2013, in particolare al comma 2 laddove si stabilisce che il valore della contribuenza deve essere calcolato sull'effettivo beneficio derivante dall'intervento che deve essere chiaramente indicato. Il Consorzio di Bonifica delle Marche, il Consorzio di Bonifica delle Marche è stato costituito per fusioni dei preesistenti 3 consorzi di bonifica, di cui 2 in stato di commissariamento e l'altro in amministrazione straordinaria, e opera dal 2014 ai sensi della legge regionale 13/2013, a seguito dell'approvazione del progetto di fusione e dello statuto avvenuta con delibera di giunta regionale 1715 del 2013. Nell'ambito delle funzioni conferite, l'amministratore straordinario, per adempiere alla fusione dei consorzi ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge, ha indetto le elezioni degli organi consortili, previa approvazione del piano di classifica, delibera consortile 61 del 15/5/2014, e di riparto degli immobili, delibera consortile numero 99 del 16/7/2015, necessari per la definizione della contribuenza e quindi della composizione della platea degli elettori. Quindi ci sono 2 atti. Inoltre, nell'ambito delle funzioni ordinarie e straordinarie conferite dalla legge, ha adottato i bilanci di previsione 2014 e 2015, con i quali sono state definite finanziariamente le attività da svolgere. Il piano di classifica e quello di riparto, pubblicati sul sito del Consorzio ai sensi della legge, contengono tutte le informazioni riguardanti il territorio dove si esplica l'attività di manutenzione idraulico-forestale, il beneficio specifico e diretto che i proprietari inclusi nel comprensorio ricevono e possono ricevere dalle attività, la parametrazione del beneficio per ogni singolo immobile, la ripartizione della spesa tra le categorie di immobili, il dettaglio delle aree e degli immobili connessi al beneficio. I dati catastali utilizzati per l'identificazione dei contribuenti sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno 2013, quindi sono abbastanza aggiornati. Le informazioni riportate nell'avviso di pagamento identificano anche con rimando al portale web del Consorzio gli elementi necessari alla comprensione del soggetto che lo emette, del responsabile del procedimento, della motivazione dell'emissione, della quantificazione del contributo dovuto, dell'immobile chiamato a contribuire, delle attività svolte e da svolgere, delle modalità di pagamento, delle modalità per ricevere informazioni o per richiedere correzioni. Oltre a ciò si informa il consorziato della possibilità di segnalare la necessità di interventi di manutenzione idraulica e forestale e della possibilità di detrarre fiscalmente il contributo. Nel caso di comproprietà l'avviso è emesso nei confronti di uno solo dei nominativi presenti nella visura catastale. Dall'esame degli atti pertanto non si evidenziano elementi in contraddizione con la giurisprudenza di settore, ancorché non è possibile rassicurare sull'assenza di contenzioso, anche alla luce dell'esperienza tratta in occasione dell'emissione degli avvisi di pagamento per il contributo di bonifica del 2010 da parte dell'ex consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asole e Altonera. In quell'occasione infatti a fronte di 40.000 avvisi circa furono presentati circa 140 ricorsi in commissione tributaria provinciali, tutti poi respinti con condanna al pagamento delle spese. Punto 4.
Quali sono gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica delle Marche dalla sua costituzione ad oggi, a seguito dei quali si è proceduto all'emissione degli avvisi di pagamento del tributo nei confronti dei cittadini? L'emissione degli avvisi di pagamento riguarda l'attività posta nel rendiconto dell'anno 2014, approvato con delibera dell'amministratore straordinario numero 51 del 22/5/2015, in cui si riscontra al mastro C622 per lavori eseguiti sul reticolo idraulico dei vari comprensori 3.327.603 euro e al mastro C405 per lavori in corso sul reticolo idraulico dei vari comprensori 2.160.149 euro. Per l'avviso di pagamento 2015 si fa riferimento alle previsioni di bilancio 2015 approvato con delibera consortile 136 del 10/11/2014. I lavori del 2015 sono in corso e il loro stato di attuazione è individuabile anche attraverso la mappatura georeferenziata riscontrabile sul portale web del Consorzio. Si allegano alla presente le deliberazioni numero 34 e vabbè, queste le hanno messe. Punto 5. Se la Giunta ha intenzione di intervenire sui costi di gestione del Consorzio di Bonifica delle Marche al fine di far gravare il meno possibile tali costi sulla collettività ed operare anche su questo ente una sana politica di spending review. Occorre premettere che l'impianto della legge regionale 13/2013 è volto ad una riorganizzazione virtuosa sotto il profilo della spesa, a cominciare dalla riduzione del numero degli organi decisionali e di direzione insite nella costituzione di un solo consorzio regionale, per proseguire poi con la fissazione di contenutissimi compensi per rappresentanti assembleari del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente spetta un'indennità pari a quella spettante ad un sindaco di comune con popolazione minore di 10.000 abitanti. Al Vicepresidente e al Revisore spetta un'indennità pari al 50% di quella del Presidente e ai componenti del CDA spetta un gettone di presenza di 30 euro a seduta. Oltre a consentire la strutturazione dell'organigramma unico senza sovrapposizione di ruoli. Nello spirito della legge istitutiva, inoltre, l'amministrazione del Consorzio ha evidenziato una particolare attenzione all'efficienza della struttura e al contenimento delle spese del personale, che ha condotto ad una ridefinizione dei livelli di inquadramento con contenimento dei costi, alla riduzione delle posizioni di vertice della struttura, nonché ad azioni disciplinari di licenziamento per rimuovere comportamenti dannosi per il Consorzio. Punto 6. Se la Giunta ritiene legittima l'istituzione di un contributo straordinario al fine di realizzare azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, che invece dovrebbero essere garantite dall'azione della Regione, delle Province e dello Stato. Il contributo richiesto dal Consorzio, con gli avvisi recenti, non è straordinario, è ordinario, e ciò è emesso per attività ordinaria. Per straordinario si deve invece intendere, ad esempio, quello consentito dalla legge 13/2013 al commissario straordinario per il recupero dell'indebitamento pregresso degli ex consorzi di bonifica. Gli interventi di manutenzione del reticolo idraulico, a cui il contributo consortile corrisponde, sono comunque competenza dei privati proprietari, ai sensi delle disposizioni del Regio Decreto numero 523 del 1904 e del Regio Decreto 215 del 33, che strutturano in estrema sintesi la materia della difesa idraulica e delle acque, ma anche della loro utilizzazione, almeno per quanto riguarda l'uso irriguo agricolo, nella forma sussidiaria tra privati e loro consorzi, enti locali e Stato. Queste attività di manutenzione, tutte esercitabili quindi dai consorzi di bonifica, afferiscono al complesso delle azioni necessarie ad una più attuale interpretazione della bonifica, e quindi anche alla difesa del suolo, come di recente risultato dall'approvazione dei criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 248/2007, così come modificato dalla legge di conversione 31/2008, che all'articolo 4 definisce che ai consorzi di bonifica spetta il compito nell'ambito territoriale di competenza di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del Decreto Legislativo 152/2006 e quindi reti irrigue prevalenti, impianti per riutilizzazione acque reflue, acquedotti rurali e altri impianti funzionali a sistemi irrigue di bonifica. Può essere affidato nei limiti e secondo le modalità stabilite con legge regionale il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche diverse da quelle indicate al precedente punto, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 152/2006, più volte evocato oggi, come le sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali, la regolazione dei corsi d'acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione
e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale. Terzo, possono inoltre essere assegnate dalle regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque. Aggiungo che ieri, durante la seduta della Giunta, c'è una mia dichiarazione messa a verbale, della quale ho soltanto una bozza, perché ovviamente l'originale non può essere ancora stato redatto ufficialmente, che vi leggo. La Vicepresidente, richiamata la decisione assunta dalla Giunta regionale nella seduta dell'8 luglio 2015 rispetto alla verifica sulla legittimità dell'attività espletata dal Consorzio di Bonifica delle Marche con riferimento al contributo consortile, comunica che il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura ha effettuato tale verifica ed ha predisposto una relazione che è depositata agli atti della segreteria della Giunta stessa, che è questa che vi ho letto. Il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura illustra il contenuto che era presente, la dottoressa Martellini, illustra il contenuto della relazione evidenziando che riguardo l'attività espletata dal Consorzio non sono state rilevate illegittimità, che gli avvisi di pagamento recano l'indicazione del responsabile del procedimento, la motivazione dell'emissione e la quantificazione del contributo dovuto. Precisa inoltre che le informazioni sono disponibili anche sul portale internet del Consorzio, come io vi avevo detto nella risposta. La Vicepresidente ritiene necessario chiarire se per le opere realizzate dal Consorzio sia stata effettuata la valutazione ambientale strategica. È stata redatta. All'unanimità la Giunta regionale decide, questo è importante, di incaricare il dirigente della posizione di funzione attività normativa di predisporre una proposta di legge finalizzata ad escludere, a decorrere dal 2015, il pagamento del contributo di bonifica per interventi che producono un beneficio solo potenziale agli immobili, che non c'era nell'interrogazione ma che noi abbiamo evidenziato dovesse essere modificato, di richiedere all'amministratore straordinario del Consorzio di individuare modalità di emissione che riducano al minimo i costi, ovvero la modalità di emissione, a nostro avviso, possono essere ridotti i costi proprio dell'emissione stessa, non i costi dei contenuti dell'emissione. Grazie. Grazie. Procediamo con le interrogazioni 3. Consigliere Carloni, scusi. Stava vicenda molto importante, adesso è chiaro che non può essere esaurita in questa discussione, ma è una vicenda che riguarda molti molti cittadini. Ci sono 137.000 proprietari di aree agricole e 40 gestori dei servizi idropotabile e 10.500 proprietari di immobili industriali, commerciali e artigianali. Ed è una vicenda spiacevole questa, perché quando fu istituito con questa legge nel 2013, sull'onda anche emotiva riguardo chi era presente del rischio idrogeologico, dei problemi che il territorio regionale aveva in termini di gestione delle acque, di manutenzione dei fondi, e quindi su quell'onda emotiva si è deciso di fare un unico consorzio. Quello che però non era evidente, perlomeno a chi era in quest'aula allora, è che si muovesse a cavallo tra due legislature una massa di bollettini di pagamento come quella che è avvenuta. 137.000 persone hanno ricevuto una richiesta di pagamento, assessore, quindi questa cosa è stata particolarmente impattante e probabilmente sbagliata anche nelle forme. Perché? Perché quando è nata l'idea del consorzio, questa doveva avere un altro scopo, doveva sfruttare anche, e questo è un consiglio che vorrei dare in modo propositivo, oltre a essere portavoce di questo problema che tanti marchigiani stanno vivendo. Che cosa doveva fare questo consorzio? Doveva anche sfruttare le risorse che potevano essere trovate dall'Europa per la manutenzione, per il rischio idrogeologico, per l'integrità ambientale, l'integrità del patrimonio agricolo, che è una delle linee di finanziamento più importanti che l'Europa dà alle regioni. Questo strumento poteva essere quello che raccoglieva, progettava e poi ridistribuiva queste risorse europee sul territorio. Poiché parliamo di 4 milioni di euro raccolti, se non sbaglio, dai contribuenti, dai soggetti passivi di questa imposta, questi 4 milioni di euro potevano benissimo essere trovati da risorse finanziarie europee senza dover colpire agricoltori e artigiani, poco o molto, ma è stata percepita come una cosa ingiusta, perché in un momento di difficoltà, di crisi economica e anche di capacità
poca capacità di indebitamento delle imprese, in particolar modo degli agricoltori, questo modo di fare è stato percepito come sbagliato. Soprattutto perché in passato chi conosce la storia dei consorzi sa che le gestioni di questi consorzi non hanno sempre brillato e sono stati anche oggetto di commissariamenti, di chiusure, di controlli straordinari, e quindi questo viene anche percepito appunto come un risanamento dei debiti creati da qualcun altro in passato, ed è anche uno dei motivi della rabbia che porta a questa vicenda. Quindi quello che io chiedo sostanzialmente, le chiedo oggi, a differenza di quello che ho scritto nell'interrogazione, è che soprattutto sull'ultima frase che lei ha detto, sulla deducibilità, c'è un errore di fondo, perché la richiesta 2014 che riferisce agli anni pregressi è impossibile renderla deducibile in quanto le dichiarazioni dei redditi sono già state chiuse, quindi se si crea una ingiustizia da questo punto di vista, perché noi continuiamo a dire le imprese possono renderla deducibile, questo non è vero, assessore. Quindi su questa vicenda come su altre io le chiedo di sospendere in questo momento questo bollettinaggio, questa gabella che è stata sparsa sul territorio marchigiano, sospenderla immediatamente per poter verificare lo stato finanziario del consorzio, capire se questi bollettini si riferiscono a degli anni ormai non deducibili per chi li deve pagare, e soprattutto fare chiarezza su come verrà gestito la parte finanziaria di questi consorzi e il rapporto tra loro e i soggetti passivi di questa, che ormai è un'imposta a tutti gli effetti. E in più aggiungo e concludo che è necessario verificare se è possibile trovare queste risorse per la garanzia del rischio idrogeologico, per la manutenzione dei territori, attraverso i finanziamenti europei, e non farla pagare ai piccoli e medi imprenditori, agli artigiani e agli agricoltori. Allora, ha chiesto una breve precisazione dell'assessore Casini, prego. È che non abbiamo il potere noi di interrompere queste o di revocare queste emissioni, perché il consorzio è autonomo da questo punto di vista. Quindi se lei mi dà un'indicazione rispetto a quale norma io posso applicando quale norma io possa possiamo noi giunta procedere alla sospensione. E in questo caso la delega, come tutti gli atti amministrativi in via di autotutela, il delegante può revocarla e in via di autotutela, poiché ci saranno ricorsi dai soggetti che hanno interessi legittimi sulla vicenda amministrativa, e ce ne saranno dei ricorsi, soprattutto sulla deducibilità, questa delega può essere sospesa, non annullata. È una delega, quella che abbiamo dato il consorzio di bonifica è la gestione di una competenza della Regione, Presidente. E questa competenza è una competenza delegata in autonomia ovviamente dal consorzio, ma credo che in autotutela, ne sono certo, quasi convinto, che in autotutela questo tipo di scelta amministrativa possa essere fatta. Sarebbe prudenziale, oltre che saggio, verificare come è avvenuta questo momento impositivo, che è a tutti gli effetti una tassa e quindi ha una disciplina specifica, e va capito anche se il soggetto a cui viene imputata questa imposta talvolta non è lo stesso, perché ad esempio in più particelle ci sono degli errori anche sul piano dell'imputazione del soggetto passivo di imposta. Su più particelle viene colpito il intestatario di una e non gli altri soggetti passivi, quindi nasceranno, assessore, su questa vicenda molti contenziosi. Siccome parliamo di 10 giorni alla scadenza del termine di pagamento, io le consiglierei di sospendere questa vicenda.